Il succo di limone la mattina a digiuno è diventato veramente una moda. Ma mi chiedevo, è veramente così miracoloso? È possibile che mezzo limone o un limone la mattina possa avere tutte queste proprietà che decantano? Sicuramente il limone ha caratteristiche positive per l'organismo, ma quello che ti posso dire è che se non è inserito in un sistema complessivo di stile di vita e dieta, sicuramente la differenza non la fa. Ne ho già sentite di tutti i colori. Dicono che fa drenare, che purifica, che ha tante vitamine, che addirittura fa dimagrire. Questo ovviamente non è una cosa vera. Ci sono personaggi famosi che ne hanno fatto proprio un cavallo di battaglia. Sono il dottor Enrico Veronese, biologo nutrizionista. In questo video ti voglio dire effettivamente quali sono le reali proprietà del limone, perché potrebbe essere d'aiuto e come inserirlo nella tua dieta. Voglio anche parlarti però della dieta alcalinizzante e delle sue proprietà. E mi raccomando, seguimi sino alla fine, perché ti darò una ricetta per farti una bevanda antiossidante e alcalinizzante che ti potrai fare a casa tranquillamente senza problemi e portare dietro durante la giornata. Ma se ti interessa il benessere e la salute, iscriviti a questo canale YouTube, clicca sulla campanellina, in questo modo mi aiuterai a far crescere questo mio progetto di divulgazione e sarò in grado di darti sempre di più contenuti migliori e interessanti. Se invece ti interessa iniziare un percorso nutrizionale con me, ti lascio qui sotto il link, così possiamo scambiare due parole insieme. Intanto inizio col chiederti una cortesia. Metti mi piace su questo video, così YouTube lo farà girare di più. E poi ovviamente mi farebbe anche piacere sapere cose di te, se tu mangi il limone, come lo mangi, se da solo, se lo mangi al mattino o magari lo inserisci nelle pietanze. Scrivimi tutto nei commenti, così ci confrontiamo. E ovviamente fai pure le tue domande, a quelle più pertinenti e interessanti risponderò più che volentieri. Ma torniamo al nostro limone. Inizio con il dirti che sicuramente ha tantissime proprietà, ma va sempre legato al quantitativo. Non possiamo pensare che mezzo limone possa avere un quantitativo vitaminico adeguato e così anche non lo possiamo immaginare come un potente drenante. Mentre una proprietà rilevante o comunque sicuramente più riconosciuta rispetto alle altre è che il limone basifica. Questa cosa stupisce sempre perché ti starai chiedendo com'è possibile che in realtà il limone, così acido alla percezione, te ne accorgi quando lo assaggi, dia invece una proprietà alcalinizzante. Vediamo di capire perché. Inizio col dirti che il nostro sangue ha una sua struttura e ti dico anche che è leggermente basico. L'acidità e la basicità si valuta tramite un elemento che si chiama pH. Il pH del sangue ha delle piccolissime oscillazioni, ma tendenzialmente sta sui 7,40. Pensa che anche una piccolissima variazione potrebbe causare dei gravissimi problemi alla tua salute, anche la morte. Intanto inizio col dirti che i cibi che portano acidità sono sicuramente la maggioranza, le proteine, buona parte dei carboidrati, ma fai bene attenzione, quando senti le persone dire questo o quell'altro alimento ti acidifica il sangue, non mangiare troppe proteine perché portano acidità, non significa che realmente il sangue diventa più acido. Guai! Esiste nell'organismo un sistema, anzi una serie di meccanismi che ti proteggono da queste variazioni repentine. Queste variazioni, se si incidessero sul pH, sarebbero letali. Questo sistema si chiama sistema tampone. Il sistema tampone va a compensare a monte le variazioni insieme a reni e polmoni. Quindi dire che questo o quell'alimento acidifica di sicuro o disacidifica, alcalinizza, è una cosa piuttosto campata lì, un po' presuntuosa, perché in realtà riuscire a capire la risposta dell'organismo è una cosa molto complessa e ci sono tante variabili. Questi sistemi tampone mantengono l'equilibrio del sistema acido-base, e per farlo impiegano minerali come calcio e magnesio, che a loro volta però sono fondamentali per le ossa. Ecco qui dove si verifica il problema.
Pensa quando bevi una Coca-Cola che contiene addirittura l'acido ortofosforico, un acido inorganico molto forte. Non succede ovviamente che questo acido va nel tuo sangue e aumenta la tua acidità, ma fa scattare il sistema tampone, che a sua volta va a togliere importanti minerali come calcio e magnesio ad altre strutture come per esempio le ossa. È di qui che arriva il danno. Per questo è importante cercare di avere una dieta equilibrata con il giusto equilibrio proprio acido-base. E devi assolutamente evitare gli acidi forti come quello presente nella Coca-Cola. Se ti appassiona questo argomento e vuoi saperne di più sugli alimenti che possono basificare o acidificare, ti dico che ci sono tantissime tabelle che puoi tranquillamente anche trovare sul web che ti fanno vedere quali sono gli alimenti più alcalini. Sicuramente tra tutti spiccano ortaggi e frutta, proprio per il loro apporto di sodio, potassio e magnesio, ma anche altri alimenti sono funzionali e basifici, e sono veramente tanti, per esempio le mandorle, anacardi, acque minerali alcaline, ovviamente il bicarbonato di sodio stesso, prugne, certe varietà di cavolo, broccolo, gli agrumi in generale, i semi di zucca, cachi, anguria, cannelle, castagne, peperoni, aglio, asparagi e prezzemolo. Insomma, gli alimenti sono molti, quindi fare una dieta alcalinizzante è sicuramente più semplice di quello che tu immagini. Adesso vediamo quali sono gli alimenti acidi. Ovviamente abbiamo tutti i cereali, salvo piccole eccezioni come il miglio. Poi abbiamo le proteine, carne e pesce. Pensa che c'è un'unità di misura che ti dà il grado di basicità o di acidità di una dieta. Si chiama PRAL. C'è la quantità di minerale, acidi o basici presente negli alimenti stessi. Quando è positivo vuol dire che l'alimento è acido, se è negativo vuol dire che è basico. Attento però, queste tabelle non tengono ovviamente in considerazione la tua risposta tampone, che ovviamente, come puoi immaginare, è legata a tantissime variabili. Quindi fissarsi eccessivamente in questa direzione può non portare al risultato voluto, se non si valuta tutto l'insieme nel complesso. In più, devi fare attenzione, cioè dobbiamo fare anche altre considerazioni. La frutta è basica, basifica, ma attento, la frutta contiene anche zucchero, cioè non si possono inserire alimenti a caso nella dieta senza rendersi conto che a loro volta vanno a variare le calorie e la percentuale dei macronutrienti. In particolare per la frutta ovviamente aumenta lo zucchero semplice. Ti dico anche che secondo l'Associazione Italiana Ricerca sul Cancro non esistono evidenze scientifiche sufficienti per dire che la dieta alcalinizzante ha proprietà chemioprotettive. C'è stato ultimamente una revisione di studi scientifici in materia che non ha dimostrato questa correlazione. Ci sono alcuni casi addirittura di tumori della vescica dove la dieta alcalina addirittura potrebbe peggiorare la situazione, come anche in alcune tipologie di calcoli renali. Quindi mi raccomando, prima di fare degli esperimenti self-made, cioè farti le diete da solo, parlane sempre col tuo nutrizionista. Però facciamo un'altra considerazione, devi tenere presente che se dosi bene la frutta e mangi un buon quantitativo di verdura, fai sempre comunque la cosa giusta per la tua dieta. Perché? Perché aumenti gli antiossidanti, apporti sali minerali, apporti vitamine, e migliora anche la funzionalità del tuo microbiota intestinale. Quindi orientarsi verso alimenti basici, preferibilmente verdura o frutta secca, è comunque sempre un'ottima scelta. Adesso ti voglio invece parlare di come tu ti puoi fare da solo una bevanda a casa tua, una bevanda alcalinizzante, una bevanda che contiene il limone ma che aiuta anche la tua digestione. Questa bevanda te la puoi tranquillamente portare dietro sul lavoro e te la fai a casa. Partiamo. Ti consiglio di prendere 2-3 cm di radice di zenzero, la speli, la tagli a fettini sottili, la fai bollire nell'acqua per qualche minuto. Dopodiché aggiungi una bustina di rooibos e una bustina di tè verde e mezzo cucchiaino di curcuma. E poi spremi all'interno mezzo limone o un limone intero. La bevanda la puoi dolcificare con polioli e stevia. Il risultato sarà una bevanda fresca, al gusto, gradevole, leggermente acida, che io personalmente bevo calda perché preferisco così. Mi rilassa, mi fa stare meglio, ma tu ovviamente la puoi bere come preferisci, è anche buonissima fredda.
Concludendo, il limone sicuramente lo promuovo. Mangiare mezzo limone, un limone la mattina a digiuno in acqua tiepida è comunque una buona abitudine che non mi sento di sconsigliare. Però di contro, se realmente vuoi fare una dieta alcalinizzante, parlane col tuo nutrizionista, perché non è sufficiente mangiare soltanto un limone la mattina. Un saluto e al prossimo video! Se ti interessa intraprendere un percorso nutrizionale con me, puoi contattarmi al link in descrizione qui sotto oppure direttamente sul sito compilando l'apposito modulo. In questo modo avremo la possibilità di parlarci. Per me è molto importante avere un contatto diretto con il paziente, in modo tale che io ti possa spiegare il metodo, le tempistiche e le soluzioni che adotterei nel tuo specifico caso. Solo in questo modo potrai avere le giuste informazioni per poter decidere senza impegno se proseguire o meno il percorso con me. Un saluto, a presto e ovviamente continua a seguirmi.